Salve a tutti i lettori di androidblog.it, oggi ci troviamo di fronte al MediaConf HomePod S500 e andremo ad analizzare nel dettaglio il lato gaming, dunque le prestazioni grafiche di questo dispositivo, con un gioco disponibile sul Play Store, GT Racing 2, che, stando a quanto riportato nei vari blog online, sfrutta appieno le potenzialità, della GPU del nostro dispositivo. Andiamo ad avviarlo. Il nostro dispositivo, ricordiamo che presenta una CPU Cortex A7 da 1,2 GHz quad core, è sostanzialmente un MediaTek con GPU integrata. Abbiamo visto che si è avviato abbastanza velocemente il gioco. Avviamo subito una partita. Se il touch magari risponde. Si è bloccato. Gli imprevisti. Abbiamo notato che durante questo test uno dei lati negativi, forse il peggior lato negativo di questo dispositivo, è proprio il touchscreen che molto spesso non riceve il segnale delle nostre dita. Analizziamo dunque questo gioco. Come potete vedere, il dispositivo regge. Non dico perfettamente, ma in maniera abbastanza buona questo titolo, che comunque non è fra i più leggeri. Ovviamente non si possono paragonare le prestazioni di questo HomePod S500 ad altri smartphone con GPU dedicate e con processori molto più performanti, ma un bel voto. Un bel 7 in pagella a questa parte gaming, senza dubbio è più che meritato per questo HomePod S500. Se avete altre domande, da farci, non esitate a commentare.